Ehi la tua ormai, io sono Mattia Tessa e oggi parliamo, sempre per la LudoNarracon 2021, del LudoNarracon Supporters Pack, che include Cyrano, il gioco sulla storia di Cyrano de Bergerac. Il pacchetto si divide in tre pezzetti, include sia Cyrano, come appena detto, che una cartella con parecchi brani di tra i migliori, selezionati tra i migliori dei partecipanti alla LudoNarracon 2021 e una cartella grafica che presenta degli artwork o comunque delle componenti grafiche di molti dei giochi che hanno partecipato alla LudoNarracon 2021. Inizierei dal rovescio di quello che ho appena detto, cioè parliamo subito della parte grafica del pacchetto. Non prendetelo per questa cosa qua, perché le grafiche che sono incluse dei giochi sono vero numerose, ma quasi tutte sono semplicemente tipo l'artwork dell'immagine di copertina o poco di più, e sono molto poco ispirate e poco interessanti. Solo i titoli più sconosciuti in realtà hanno magari qualche wallpaper per cellulare o wallpaper per il computer. Quindi direi che non è particolarmente esaltante, mentre invece dal punto di vista sonoro ci sono dei brani molto molto carini. Per esempio mi hanno fatto scoprire la colonna sonora di Haven, di cui è presente un brano, e anche ci sono alcuni brani di Not for Broadcast che, come avrete saputo probabilmente dalla mia recensione precedente, è un videogioco che ho già recensito appunto. Oltre appunto al pacchetto sonoro, che è molto carino, molto gradevole, l'ho tra l'altro messo in parte delle live che ho fatto per il LudoNarracon, appunto, c'è Cyrano de Bergerac. Cyrano de Bergerac è un videogioco prettamente narrativo, anche se ci sono degli intervalli in cui ci sono dei combattimenti a turno, ci sono delle parti in cui bisogna comporre delle lettere da spedire all'amata del nostro compagno. La parte principale, insomma, sono degli sketch teatrali che tra l'altro sono molto ben resi, perché nonostante lo stile grafico, comunque lo stile in generale di tutto il gioco sia molto minimale, perché l'obiettivo era quello di offrire un qualcosa in più per invitare la gente a supportare il LudoNarracon, ma buona parte degli introiti di quel pacchetto là vanno semplicemente a Fellow Traveler per le spese che hanno sostenuto per l'organizzazione dell'evento. Quindi è più sul sintetico e ha un budget basso, appunto per non sprecare soldi che entrano appunto con il supporter's pack. Però in tutte quelle scene là, come stavo dicendo, in tutte quelle cutscene là, dialogate, tutti i dialoghi sono davvero molto ben fatti perché sono teatrali al punto giusto. Ricordiamo appunto comunque che Cyrano viene dal mondo teatrale, per cui è proprio la sua anima il fatto di mostrarlo così. E questo appunto dà una narrazione molto forte e dei dialoghi molto ben fatti, perché ha un buon punto di partenza appunto come trama. I combattimenti invece vanno abbastanza alla fine a diventare noiosi e ripetitivi, e diventano praticamente solo un grind per ottenere delle carte, le carte che poi alla fine servono per comporre le poesie, le lettere da scrivere, da mandare all'amata. La storia è la storia di Cyrano de Bergerac, per cui non vado a fare spoiler se per caso non la conosceste già, e la durata del titolo è abbastanza breve, circa di un'ora e un quarto. Cosa in realtà molto negativa da questo punto di vista, non so se l'hanno introdotto in una patch, ma penso di no, non è pensato un salvataggio per l'opera. È un'idea di design, da quanto ho capito, cioè che sia tutto da giocare, da provare come una sensazione unica, come fosse una sera che si va al teatro, insomma. E per cui è da fare tutto continuativamente, non ci sono dei punti di salvataggio, per cui se a metà della partita si interrompe, bisogna ricominciare tutto dall'inizio, con tutti i dialoghi, tutti i combattimenti, ok, cosa che mi è successa una volta. Detto questo, io concludo la recensione molto breve dicendo che io consiglio LudoNarracon Supporters Pack principalmente a chi vuole supportare questo evento. È un evento che io ho apprezzato molto sia quest'anno che l'anno precedente, è un evento che dà la possibilità di provare dei titoli nuovi, di avere un sacco di demo per scoprire
giochi mai sentiti, mai conosciuti, e in più organizza comunque varie conferenze molto interessanti per quanto riguarda lo sviluppo di titoli indie principalmente. Per il resto direi che se volete cercare della musica buona, compratevi la soundtrack di Haven o giocate a Haven e non prendete questo tipo di pacchetto se volete trovare delle grafiche ben fatte, perché non è il fulcro. Diciamo che è tutto un'aggiunta al ringraziamento per aver supportato l'evento. Detto questo, io concludo la recensione, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al mio canale se non l'aveste già fatto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti e buona giornata.